Il Toblio numero 3513 è un numero speciale per ben due buoni motivi. Innanzitutto quello legato alla cover story celebrata dalla copertina di Paolo Mottura. Il numero infatti si apre dalla leggenda del console Paolo e della tenace Lucilla. Fa parte della serie dei racconti attorno al fuoco di Nonna Papera, ideata ormai più di 30 anni fa da Rodolfo Cilio. E infatti la storia è basata proprio su una sceneggiatura o su un soggetto, visto lo stato in cui questo a quanto pare è stato ritrovato, proprio del Grande Cimino, che è stato riadattato da Tito Faraci. La storia, che poi è stata disegnata da un eccellente Giampaolo Soldati, non è però quella su cui ci concentreremo oggi. Questo perché se giriamo infatti il topolino, troviamo che sul retro c'è una seconda copertina disegnata da Ivan Bigarella, celebra la storia che lo stesso disegnatore ha realizzato curandone anche i colori, che è la seconda della serie Once Upon a Mouse in a Future. Sto parlando di Scoiattoli dallo spazio profondo, storia scritta da Valentina Camerini su soggetto di Francesco Artibani. La storia è la riproposizione in chiave futuristica di Trailer Horn, cortometraggio del 1950 diretto da Jack Hanna e arrivato in Italia come Paperino e gli Scoiattoli, o successivamente, a partire dagli anni 60, come Paperino e la Roulotte. È un corto estremamente divertente che mette in campo le solite diatribe tra Paperino e Chip & Chop. E a proposito di quest'ultimo, alla fine del video ci sarà un intervento dell'amico Andrea Bramini che proverà a raccontarci qualcosa proprio sul corto animato. In questa prima parte mi andrò a concentrare su un aspetto particolare della storia, che innanzitutto vado a riassumere. La storia infatti è ambientata in un lontano futuro, 100 anni in realtà, probabilmente anche di più, perché difficilmente il turismo spaziale arriverà al livello che è narrato all'inizio della storia, cioè con tutti che abbiamo a disposizione un'astronave che possiamo andare nello spazio in vari pianeti con cifre relativamente modiche, ma in realtà anche con alte cifre ancora siamo piuttosto lontani, 100 anni sono pochi. Però, a parte la distanza temporale, ci troviamo appunto in un momento in cui i turisti possono scegliere di andare nello spazio su pianeti più o meno grandi, possibilmente rocciosi, per passare le proprie vacanze. E Paperino fa proprio una cosa di questo genere, ovviamente sceglie una meta abbordabile con le sue magre finanze, magre anche nel futuro, ovviamente. Il nostro dirige così la sua 313 spaziale verso questo pianeta roccioso e a questo punto ci possiamo chiedere: ma come fa a dirigersi esattamente in quel punto? Allora, possono esserci due spiegazioni. La prima è che in realtà quello è uno dei tanti satelliti di Giove o di Saturno. Sono in un futuro più o meno lontano riusciti ad avere delle condizioni sufficienti a far sviluppare una vegetazione che è quella che vediamo quando Paperino atterra sul pianeta. Oppure aveva a disposizione una mappa ben precisa. Ora, non voglio approfondire il fatto su come si possa costruire una mappa che ci permetta di andare nell'universo, per un semplice motivo che vi rimando, per chi è più interessato, a un video dedicato espressamente all'argomento dall'amico Amedeo Balbi. Io invece mi accontento di raccontarvi ora cosa stiamo facendo per mappare semplicemente la Via Lattea. Il 19 dicembre del 2013 l'ESA ha lanciato nello spazio il satellite Gaia. È un satellite astrometrico, cioè un satellite dedicato a fare, come dice la parola, misure per lo spazio. In particolare misura le distanze tra noi e le altre stelle, le stelle appartenenti alla Via Lattea, in maniera tale da avere alla fine una mappa quanto più precisa possibile della nostra galassia, quantomeno della parte osservabile.
L'ultima mappa della missione è stata rilasciata, se la memoria non mi inganna, intorno al 2020. La missione in teoria si dovrebbe essere conclusa proprio l'anno scorso, però sembra che potrà essere prolungata. I dati raccolti vengono poi mandati sulla Terra e uno degli, diciamo così, punti di raccolta di questi dati si trova in Italia, a Torino, nei pressi della Thales Alenia. Tra l'altro lì è anche presente una delle stazioni di controllo della Stazione Spaziale Internazionale. Il satellite Gaia però è stato inserito in un particolare punto nello spazio, un cosiddetto punto Lagrangiano, L2 per essere più pignoli. Però cos'è un punto Lagrangiano? Allora, supponiamo di avere nello spazio due corpi celesti che hanno una massa abbastanza notevole, come per esempio il Sole e un pianeta, come può essere appunto la Terra. Lagrange calcolò che quando abbiamo due oggetti di questo genere, devono esistere una serie di punti tra questi due corpi che permettono a un qualunque oggetto che arriva in quei punti di poter restare stabilmente in quel punto tra i due corpi celesti. In particolare la scelta di porre Gaia nel punto L2 del sistema Terra-Sole è dovuta al fatto che questo è un eccellente punto di osservazione dello spazio a causa della stabilità dell'illuminazione della luce solare che semplifica la gestione termica della strumentazione, senza dimenticare anche una facilità di puntamento degli strumenti verso lo spazio profondo. Arrivati a questo punto lascio la parola ad Andrea per raccontarci qualcosa di più sul cortometraggio. Trailer Horn è un cortometraggio animato del 1950 facente parte della serie di Donald Duck, tradotto in italiano come Paperino e la Roulotte o anche come Paperino e gli Scoiattoli. E proprio questo secondo titolo italiano è interessante e importante perché pone il focus su quelli che sono effettivamente i coprotagonisti e gli avversari del cortometraggio di Paperino e sono ovviamente Chip e Chop. I due Chipmunks avevano esordito pochi anni prima nell'animazione disneyana e avevano avuto fino ad allora poche occasioni di scontrarsi con Paperino in una serie poi di cortometraggi che anche successivamente a Trail and Horn avrebbe preso piede e avrebbe contrapposto molto spesso il papero con i due scoiattoli, un'amalgama che evidentemente gli animatori scoprivano funzionare molto bene fin proprio da questo cortometraggio nello specifico, che forse non è tra i più memorabili degli scontri che Paperino ha avuto con Chip e Chop. Il ritmo non è sempre al top, non esiste un vero e proprio casus belli che fa partire lo scontro tra i personaggi, perché semplicemente Paperino si reca in vacanza con la sua roulotte nel bosco dove alloggiano Chip e Chop e i due animaletti decidono di andare a divertirsi sopra il clacson della macchina di Paperino. Questo genera una sua prima risposta piccata, a cui segue una controrisposta degli scoiattoli e via dicendo. Non mancano le gag divertenti come quella del trampolino con cui Paperino vuole tuffarsi nell'acqua del lago, che i due scoiattoli li spostano per farlo invece finire ben altre risoluzioni che non siano quelle di un rinfrescante bagno nell'acqua. Però diciamo che successivamente ci sono stati anche cortometraggi più riusciti anche dal punto di vista del ritmo e della gestione, insomma, del trio di personaggi. Ad ogni modo è sicuramente un buon esempio che ci ricorda un elemento portante nella carriera animata di Paperino, che è proprio caratterizzato da questi scontri che Paperino ha avuto con Chip e Chop nello specifico, ma anche con altri animaletti, api, formiche, l'orso Onofrio, ma sicuramente Chip e Chop rimangono l'esempio principale più ricordato tanto dagli appassionati quanto dagli spettatori più casuali, degli animali che tediano il povero Paperino, a volte meritatamente perché è Donald Duck che si comporta in maniera scorretta nei loro confronti e quindi paga le conseguenze di questo suo comportamento, in altri casi come per esempio proprio in Trailer Horn subisce delle conseguenze imprevedibili
incredibili che non ha scatenato lui in prima persona e quindi forse non si meritava, ma ovviamente la regola dei cortometraggi di Paperino segue il meccanismo di comicità che si basa sia sullo slapstick ma su comunque il fatto che Paperino debba avere la peggio da questo confronto, e la comicità è tanto più riuscita quanto sulla carta lo scontro dovrebbe risultare inevitabilmente a favore di Paperino, visto che dovrebbe poter gestire tranquillamente un confronto del genere, visto che gli avversari sono degli animaletti molto più piccoli e gestibili di lui, ma ovviamente non ce la fa, un po' per sfortuna, un po' pagando dazio dei propri comportamenti sbagliati, e da qui nasce ovviamente il meccanismo della comicità. Questo tipo di cortometraggi e di scontri ha inevitabilmente caratterizzato buona parte della carriera di Paperino e ne ha sicuramente contribuito a delinearne una delle sue componenti caratteriali principali. Arrivati a questo punto, innanzitutto ringrazio Andrea per aver partecipato a questa puntata speciale di Disney Comics and Science dedicata a Disney 100. Quindi, come al solito, vado a invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. E sperando di incontrarci ancora una volta con Andrea per continuare a raccontarvi Disney 100, non mi resta che dirvi saluti a tutti!